Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Redbox e oggi sono qui con... con... ErmacZay! E siamo qui per fare una sfida su Clash Royale. L'ho voluto sfidare, in realtà questo video doveva uscire prima, ma poi non è andata la registrazione e quindi rieccoci qui. Allora, siamo nello stesso clan ovviamente e faremo diverse sfide e vedremo chi vincerà. Se arriviamo a 1000 mi piace in questo video, come vedete qui c'ho una magical chest che si aprirà fra 9 ore e io nel prossimo video vi farò vedere cosa c'è al suo interno cercando una leggendaria. Come vedete io c'ho un bel po' di carte. Mi manca la mongolfiera del cazzo, vorrei trovarla perché è veramente potente. Poi ovviamente se esce la leggendaria faccio le big visual e divento famoso. Yeah! A parte questo io direi di cominciare subito. Sei pronto, Ermac? Sì. Allora io sto provando... 3, 2, 1, vai. Io sto provando il deck con il golem che era nel mercato ieri da me e l'ho comprato e ne ho approfittato. Vediamo come andrà a finire. Dunque... io sto guardando sempre TeamSpeak e quindi non riuscirò a giocare manco per il cazzo. Io c'ho il deck spawn, porca cos'è merda. Ma qua mi distruggi perché il deck spawn è super utile contro il golem. Perché è un super tank. Però c'hai le frecce. Vabbè, le frecce le ho già usate, non è che adesso ho di nuovo le frecce da usare sempre. Ma poi perché metti l'estrattore? Cosa perché, perché c'ho quello del video di ieri. Sono scheletro gigante. Davvero? Sì. Cioè tutti. Cioè, io devo mettere tutte ste cagatine qua perché la mia tattica è quella di sfondarti una torre per volta per arrivare. Ma perché fai così? Ma cosa metto io? Così, guarda, così. Tac. E poi tac. Ma sei forte! Il cavaliere. Il coso lì, il cavaliere livello 8 è super forte. Ti ha distrutto quasi da solo. No, vabbè, le bombe di merda, però. La bomba atomica. Ieri mi hai distrutto 1000 torri così. Mamma mia. Ma tu hai piazzato un grattacieli. Vabbè, ho fatto la città ieri. Però adesso arrivo. Arrivo. Cosa li metti a fare quegli estrattori lì che hai delle truppe a parte lo scheletro che non costano nulla? Se me lo blocchi già vai due all'ora, poi se me lo blocchi anche... Guarda! Hai usato lo specchio, vero, per riusarla? Sì. Vabbè dai, questa forse te la butto giù perché... Vabbè che il golem... No, c'è un golem, porca miseria! Però a livello 1 il golem davvero è un gigante con gli steroidi, praticamente. Mamma mia! Mi sa che ti tiro giù. Guarda, c'è ancora il piccolino. Il gol. No, è esploso il golemino. Un altro golemino è esploso. No, non te lo tiro giù il re, cacchio. Però ma guarda cosa faccio. Un altro estrattore. Cosa? Cosa è successo? Ma che cacchio faccio con questo deck io? Vabbè, dopo metti il tuo deck bello se vuoi fare la rivincita. No, vabbè, no. Perché hai messo quello stupido coso lì? Vabbè, te lo distraggo un po'. Vieni qui, piccolino, vieni qui. Sembra Jurassic Park quando arriva il T-Rex. Vieni qui, ti do da mangiare. Vabbè, cos'è? Fai il record oggi, fai. Voglio battere il record di ieri. Ti stai tirando giù la torre con quelle bombe stupide lezze lì, porco cane. È vero, mamma mia! No! Cioè, è il mio golem, l'ho da solo così con tutti i piccoletti intorno. Mi sa che vinci, porca. C'ho una miseria. Paura che tu vinca. Mamma guarda, mia. I golem piccoli fanno proprio pochissimo danno, No, vabbè, però dà un fastidio, Dan fastidio, ma guarda come mi dà fastidio quello scheletro che spammi gli scheletri come se fossero dei piccoli goblin, cazzo. Vabbè, quegli scheletrini possono anche arrivarmi addosso che non mi fanno niente. Metto dai, esplodi con la bomba! Vabbè, arriva l'altro golem, ciao! No! No! Ma perché? Perché? Cioè, tu sei di ossa, io sono di pietra, il duro più il duro. Qual è più duro, la roccia o le ossa? Non lo so. Adesso lo scopriremo subito. Ma tu subito. Adesso esploderai con la bomba. Ma faccio... non faccio... cioè, esplodo... Guarda! Cioè, ma quante esplosioni ci sono? I piccolini! Tantissimo. All'attacco, piccolini! No. Fanno pochissimo... Te la butto giù! Te la butto... Sì! No. Però è stata... cioè, il deck che abbiamo fatto ieri per il record. Sì. Se la cava, Sì, se la cava. Se riesci a metterne due di scheletri giganti, boom. Allora, io adesso ti lascio la possibilità di cambiare deck se vuoi. Allora, io forse cambio il deck, tolgo il golem e rimetto il pekka. Perché ieri, quando abbiamo fatto
di tornei qua ieri, uh-huh. Io ho usato il P.E.K.K.A., solo che il P.E.K.K.A. adesso l'ho messo con l'estrattore, quindi dovrebbe essere più facile da ottenere. Dimmi quando, cioè, quando sei pronto. Sì, ci sono. 3, 2, 1. Vai? Ok, perfetto. Allora, voglio vedere che deck hai tu adesso, perché se è quello con le mongolfiere... Io ti tiro un sasso in testa perché non riesco a counterarle le mongolfiere. Ma pochi riescono a counterarle, secondo me. Ma va che le mongolfiere hanno tantissima vita e fanno un fottio di danno. Cioè, boh, secondo me sono un po' troppo OP. Poi boh, ognuno la pensa come vuole. Vai, okay. vai. Hai messo il mago? Il mago per intanto che prendo l'altro estrattore mi serve. Oh cazzo. Cos'è? Ah, è vero che c'hai la valchiria tu. È un bel tank, abbassa i livelli. Sì, però, ciao, te l'ho tirata subito giù. Forse riesco a tirarti due hit con... No, il moschettiere ha preso il tuo Knight, cazzarola. Il tuo Knight, non Knight. Il tuo Knight! Ecco. Vai, il okay. Knight contro Knight. Vediamo. Notte contro notte. Tu stai mettendo gli estrattori perché? Scusa, ancora con quel golem, basta! Ma che golem? Te l'ho detto perché li ho messi. Per questo! Ecco, è vero, il P.E.K.K.A. Che peccato che c'è il P.E.K.K.A. Che peccato. Mamma mia, guarda con dietro il mago e davanti i goblinini che difendono il P.E.K.K.A. un pochino. In realtà muoiono subito, però vabbè. Dai, su. Ok, Valkyrie uccide di shot il mago, come hai visto. Ho visto. Però guarda, anche con così poca vita riesce a colpire. No, voglio darti un hit, cazzo. Non sono riuscito a darti un hit. Maledizione. Ok. Vai contro la torre. Una spadata. Sattang. Shatapang. Ma... quel drago fa poco danno, però. No, non fa tanto danno. È utile, fa 100 alla volta. No, l'ho messo male quel mago lì. Lo volevo mettere contro i tuoi goblinini. I goblinani. No, vabbè. Ciao. Vabbè, sì, però stai vincendo te, porca merda. Beh, vincendo, guarda che potrei fare il danno iniziale e poi potrei non farne più per sempre, eh. Non è detto che stia vincendo ancora. Siamo ancora in partita, mancano ancora 30 secondi e in più c'è anche il tempo extra, quindi... Poi scusa, io non posso fare la tattica del cacchio di coso lì perché tu me lo distruggi, il P.E.K.K.A. Me lo distruggi subito. Uh-huh. Allora, mettiamo un'altra estrattore. No, perché ho messo l'estrattore? Avrei già dovuto mettere altre... Oh, non mi sono accorto che tu mi stai spammando dall'altra parte. Guarda i goblinini, i goblinani, cazzarola. Boh, tieni il drago dai goblinini. Orco can... No, perché mi distrae il P.E.K.K.A.? Che... Il P.E.K.K.A. sarebbe la truppa più forte. Peccato che si distrae stupido, come uno si distrae stupido. Con poco, cioè non mamma studia. Mia. Oh, guarda un goblino. Bang. Oh, guarda la torre. Bang. No, la torre ancora non l'ha colpita. E adesso la colpisce. No, su. Ma che cacchio. Oh. E vai. È proprio giusto sul tempo finale. Perfetto. Sì. Allora, adesso dobbiamo fare dei deck per la prossima sfida. La prossima sfida è le truppe più costose di tutte in un unico deck per vedere chi sopravvarrà e vincerà. Ok, rieccoci, ho fatto il deck. Come vedete ho messo il gigante con lo scheletro. Vabbè, voi guardate cosa ho messo. Io non glielo dico perché sennò mi countera tutto. Ma cosa quando ti vuoi, countero? Quando vuoi io ci sono. Vai. Il costo medio del mio deck è 6. 3, 2, 5.9. 1, via. Vai, perfetto, va. Ok. Andiamo col contagocce, metti una truppa, aspetti un'ora. Metti una truppa, aspetti un'ora. Metti una truppa, va che mi copia. Cioè, anch'io stavo per fare quello. Però ce l'ho di un livello più alto che l'ho potenziata vedi, ieri. Ma sei uno scioppone! Basta. L'ho potenziata ieri apposta per fare il video che abbiamo fatto ieri, se ti ricordi. Cazzo. Sì, non mi ricordo niente. Sei uno va bene, sciopone, dai, mi ricordo solo che sei uno sciopone. È tempo di esplodere. Tempo di esplodere, allora è tempo di esplodere. È tempo di esplodere. Il tempo delle esplosioni è finito. Puttana, boom. Guarda che la torre del bombarolo arriva fino alla porca troia. Porca miseria. Oh, la tua esplosione non ha danno. Si vede che gli scheletri tra di loro non si fanno tanto danno con le esplosioni. Però okay. Guarda lì, c'è il mago. No, mago no. Dai, vieni ad attaccarmi, vieni. Io adesso carico un po' l'elisir e sto tranquillo così. E invece no. Ciao, guarda. Ma no, me l'hai distrutto. Però ha fatto il suo danno, ha fatto il signor guarda danno. Guarda la torre infernale.
La torre infernale quando si focusa su qualcuno. Sì. Beh, però potevi tirarlo un po' più a sinistra e beccavi anche la torre. No, sinceramente potevo anche non tirarlo perché tanto era già. Stava già rompendo. Però se già che l'hai tirato, potevi tirarlo vicino alla torre. Cioè. Io guardando TS me le perdo alcune cose. Se vabbè. Sai che ero indeciso se metterlo meno. Alla fine non l'ho messo perché sennò costava addirittura 6.1 il mio mazzo. Sì? Sì. No, ma io adesso ho messo difensivo, Non ho ho capito, sì, ho visto. Ma che se fa schifo a livello 1. Guarda, ma ci metti il barbaro. Nerf is real. Nerf is... Guarda, non gli fa quasi niente. Che bella difesa. Lol. Sì, dai, fammi esplodere, dai, principe, uccidilo. Esplodiamo tutti. Però la torre forse... Sì! Sfrizzati, ok, sei sfrizzato. No, sei rifrizzato. Cazzo, mi dà pro... Maddò, mi si è frizzato tutto. Oh no, maledetto. Maledetto, no. Sì, guarda, bella torre infernale, molto... Non mi mette niente. Non riesco a vedere, mi mette le cose... Guarda, 3, 2, 1... No, non ci credo. Non ci... Vabbè, io quitto. Ciao. 127 Ciao. Di vita. Io non ho parole. Io quitto. Siamo 2-0 per me. Mi raccomando, arriviamo 1000 mi piace. Così nel prossimo video di Clash Royale, sempre in compagnia di Ermac, dove faremo un'altra sfida, aprirò la cassa magica sperando di trovare una leggendaria, magari la cassa in diretta. Magica super magico il c'è. No, è solo magica. La super magica costa troppi soldi. E questa l'ho anche droppata, quindi... Per questo video è tutto. Se volete passare sul canale di Ermac, lo troverete non in descrizione. Non passate, però... Non passate. Se volete passare, non passate. Però si farà vedere travestito. Travestito. Per questo video è tutto. Se volete passare sul canale di Ermac, passateci o non passateci, non passate. Come volete voi. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!